post 2017 ci troviamo allo stand di Fiore di Puglia S.p.A., forse la più blasonata, la più importante, la più diffusa, ma anche quella con i prodotti più genuini in Italia per la produzione di tarallini da una parte, farinacei dall'altra. Insomma, voi fate proprio delle cose buonissime, Tommaso. Tommaso Fiore, il responsabile commerciale dell'azienda, che io mi permetto di salutare davvero molto amichevolmente, perché vorrei davvero premiare la costanza, la perseveranza con cui loro riescono a dare qualità da ormai due generazioni. Benvenuto dinanzi agli schermi di Oreca TV.it. Ti ringrazio, Fabio, per queste grandi parole che utilizzi nei nostri confronti. Sì, cerchiamo di diffondere un po' il nome del nostro territorio e anche della nostra famiglia. Ti ricordo che noi siamo addirittura la terza generazione, perché sono circa 50 anni che facciamo questo mestiere. Io mi diverto dicendo che abbiamo le mani un po' nella farina ormai da 50 anni, quindi noi siamo la terza generazione. Questa terza generazione che ha voluto un po' cavalcare il momento che siamo, quindi le tendenze che di questo periodo, quindi parliamo di tutti quei prodotti che sono biologici, quindi qui presentiamo un prodotto multicereale biologico con un ricco contenuto di fibre. Oltre a questo abbiamo portato in questa fiera anche il prodotto senza glutine, quindi uno studio durato ben due anni con l'Università Agraria di Foggia, con cui noi abbiamo stretto un bel rapporto, ed è nato un grande prodotto che abbina la nostra tradizione al sapore, perché il problema del senza glutine molte volte è che si perde un po' il gusto e il sapore. Quindi ci è voluto un po' di tempo, però finalmente abbiamo sfornato, lasciatemi passare il termine, questo prodotto. Quindi è un tarallino sia in versione salata, quindi con il classico finocchietto che un po' ci contraddistingue, o alla pizza, oppure multicereale, quindi anche ricco di fibre, con cui abbiamo avuto l'onore di essere premiati nell'ultimo Sana 2017 con un grande premio che ci ha dato una grande soddisfazione, quindi un lavoro di un team, di uno staff che comunque è stato premiato. Oltre alla linea salata, questa volta ci siamo anche permessi di fare due prodotti dolci, uno al limone e uno al cioccolato, quindi per andare a coprire un po' i consumi di tutta l'intera giornata. La particolarità di questo prodotto senza glutine è che va bene anche per l'intollerante al lattosio, alle uova, quindi riusciamo a ricoprire tre tendenze, tre intolleranze in un unico prodotto, mantenendo la friabilità, la qualità dei prodotti che ci contraddistinguono. Io dico, voi siete avanti, ma siete avanti davvero, cioè non è un complimento gratuito, perché entro nel vostro stand e mi ritrovo dei prodotti che a distanza di un anno non conoscevo, e tu mi dici sì, questo è nuovo, questo è nuovo, questo invece l'abbiamo migliorato e l'abbiamo reso ancora più gustoso. Quanto impegno, quanta fatica, quanti sacrifici ci sono dietro questi straordinari risultati, sia in termini di qualità del prodotto che di presenza nei vari segmenti di mercato? Beh, diciamo che la ricetta ideale alla base ci deve essere un po' la passione invita anche al divertimento, quindi questo binomio ti può permettere di sforare, di osare sempre nella ricerca e nell'innovazione. Quindi diciamo che con questi elementi si può andare anche oltre. Per esempio, quest'ultimo periodo abbiamo anche creato una linea di snack salati. La nostra volontà, il nostro impegno, mission vorrei dire forse, è anche quella di poter creare un'educazione alimentare nei più piccoli. Quindi abbiamo creato dei prodotti comunque aromatizzati, quindi parlo di gusti abbastanza forti, che potrebbero essere le olive, la pizzaiola o anche il bacon, che però si contrappongono un po' a quello che degli snack salati in genere, o le merendine o le patatine, quindi sempre fatti con materie prime della nostra terra, quindi parlo di olio extravergine, di oliva, farina e sale, quindi molto saporiti ma allo stesso tempo salutari. Infatti presentiamo in questa fiera i quadrotti al bacon, i triccioli alle olive e i targlissi alla pizzaiola.
Ebbene, al Sana, al Salone dell'Alimentazione Naturale, voi siete stati premiati. Sì, come ti dicevo prima, il senza glutine ha avuto il suo apice con l'onorificenza di questo premio su un prodotto abbastanza particolare in sé, però averlo anche sul multicereale è stata una grande soddisfazione, quindi un mix di semi e di farina di mais e riso, quindi uno studio, una collaborazione, come dicevo, di uno staff, ci ha permesso di raggiungere questo premio, ne siamo molto grati. Premio che è alle mie spalle e che ti faccio prendere per poterlo mostrare pubblicamente, finalmente, dopo alcuni giorni mantenimento nell'assoluta e totale segretezza. Eccolo qui, questo è il premio che voi avete ricevuto al Sana, una gran bella soddisfazione davvero, Tommaso. Sì, anche perché, cioè dire che questo premio è stato dato da una valutazione di addetti al settore, quindi di buyer, di persone che lavorano nel marketing, quindi persone che comunque conoscono, che sanno, che cavalcano anche loro queste tendenze, hanno scoperto in questo prodotto qualcosa sia di innovativo ma anche di buono. Quindi, ripeto, una grande soddisfazione per tutto lo staff, una grande onorificenza. È un gran riconoscimento agli sforzi profusi per riuscire ad arrivare in vetta, perché siete davvero l'azienda di produzione di tarallini più presente e più premiata in giro per il mondo. Tommaso, grazie. Io approfitto dell'occasione per brindare insieme a te con un bicchiere di prosecco, ti sequestro un Tangrissi in modo che possa rifocillarmi insieme al cameraman tra poco, perché i vostri prodotti non possono essere rifiutati. Ci fermiamo 5 minuti, un brindisi per Fiore di Puglia SPA che continua a raggiungere risultati straordinari. Grazie Tommaso. Grazie a voi. E noi amici brindiamo, ma voi restate lì perché abbiamo tantissimo altro da mostrarvi qui a Host 2017. Cin cin!